Buongiorno a tutti, siamo qui oggi insieme a padre Gagolo Damien, che è venuto a trovarci dal Togo per ringraziare i nostri benefattori, ma soprattutto per spiegarci qual è l'importanza di costruire un pozzo nel suo paese. Vorrei anzitutto ringraziare il presidente del Cuore Amico, tutta la direzione, l'amministrazione e tutti i benefattori per il sostegno che mi avete sempre dato per fare i pozzi in Togo per l'acqua pulita. Non potete immaginare tutto il bene che fate con l'aiuto per realizzare questi pozzi per l'acqua pulita. Con i ruscelli che abbiamo, soprattutto nei villaggi, ci servono solo per 6 mesi, perché in Togo abbiamo 6 mesi di pioggia, cioè piove ogni tanto la mattina, dopo viene il sole e così via. Però abbiamo 6 mesi di siccità, dove non piove neanche una goccia d'acqua. Allora in quel momento diventa molto difficile per la popolazione, soprattutto le donne, i bambini, trovare l'acqua. Allora come si fa? In questo periodo lì i piccoli ruscelli che ci sono di tanti chilometri dai villaggi, la mattina già alle 4, le donne ci vanno portando per andare a cercare l'acqua in questi ruscelli. Tante volte non si trovano neanche l'acqua, allora bisogna scavare, trovare l'acqua, diciamo l'acqua, come si chiama? La fanghina, e poi dopo si trasportano sulla testa e vanno e tornano a casa, dei chilometri, e qualche volta non è facile, c'è chi si fa morde da serpenti anche, perché sono sentieri nella foresta, e allora molti soffrono, e quando si trova l'acqua, prima da bere, prima anche per lavarsi, lavare i vestiti, è difficile, lì non si trova neanche, allora diventa molto complicata. E il problema è che quando voi di Cuore Amico ci aiutate a fare i pozzi, è proprio un dono di Dio, diciamo è un miracolo per noi, perché quando si fa il pozzo, immaginate, tutto il villaggio è festa, perché hanno trovato veramente il dono di Dio, e veramente con il vostro aiuto riusciamo a fare i pozzi e salviamo tante vite, soprattutto i bambini, perché quando bevono l'acqua lì è un'acqua sporca, tante volte hanno male di pancia, fiebre tifoide, i vermi, alcuni bambini muoiono, sinceramente, perché per andare all'ospedale, figuratevi, è una cosa, non potete immaginare, quindi l'acqua è molto importante, cioè l'aiuto che voi ci date per fare i pozzi è veramente una benedizione, veramente io vi ringrazio tanto, non so come ringraziarvi, veramente vi chiediamo se potete anche sostenerci ancora per fare altri 3 pozzi che sto chiedendo. Grazie a voi. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.